Meglio. Ma dov'è? Già le wins, Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video su puntata di Violetta 5 Channel e vediamo finalmente Emilio Robot, l'ultima mia collezione vintage con tanto di telecomando. L'unica pecca è che non funziona il microfono, cosa che ho scoperto praticamente in realtà adesso e la tizia non me l'ha detto, e manca il vassoio e lo scatolo. Quindi diciamo, l'ho preso a 20 euro appunto da un'altra edizia Muzzo, sempre su subito.it. Vedete questa manina qui, cuccioletto, ci deve essere il vassoio, quella è ferma lì, infatti non si può portare avanti, gli adesivi sono originali, tutto quanto originale, esattamente del 1985, ha la bellezza di ben 36 anni e l'ha svendutissimo praticamente, perché questo l'ho visto anche a 90-100 euro e io l'ho preso bene, dico ben solo 20 euro. Comprese spatte di batterie, quelle della Sony, che sono praticamente che costano un botto di soldi. E come avete visto, questa è la funzione principalmente: si muove, cammina, poi qua dietro ha una specie di zainetto dove poter inficcare le cose e quindi fare le sorprese romantiche, tipo della serie ti mando una letterina e te la inficco qua dentro, oppure ci metto la rosa. Finalmente, voi non potete immaginare la bellezza di avere una roba vintage, di averlo finalmente a casa qui con me. Adesso lo conserverò ben benino. In realtà non so, le pile. Ah, la tizia non mi ha detto come, dove siano le pile effettivamente. Vabbè, ho sempre il numero di telefono. Oh, scusa. Vediamo un po' se riusciamo a capire dove sono le pile. E allora, vediamo se sono qua sotto. Esatto, avevo immaginato. Vedete? Le pile sono qua, quindi si apre questo vano e ci saranno le pile, quelle grossissime alla uso baby mia, sicuramente. E infatti dopo questo video presto farò il video della baby mia. Riporto in vita baby mia, è un po' foglietta, diciamo, del nostalgia canaglia, no? Come si suol dire. E con questo completo, in assoluto, ripeto, tutti i miei giochi che ho sempre voluto praticamente fin dall'infanzia, ma che non ho mai potuto perché costavano un botto di soldi all'epoca e diciamo non ero neanche una bambina molto viziata e capricciosa. Lo sono diventata in realtà dopo i 20 anni, in realtà, ma prima non ero così, sempre capricciosa ovviamente, diciamo,
nel senso lato della parola, non è che sono viziata per niente. Infatti, come vedete, tutte queste cose le sto comprando ora a 27 anni, per cui e niente, quindi cliccate qui per Emilio. Emilio è meglio, ora metterò qua, dammi la manina, Emilio. Oddio, sei un po' inquietante. E nulla, la tizia che me l'ha venduto era suo. Guardate, Dio manda pane a chi non ha denti. Gliel'avevano regalato da piccola, che tipo lei aveva 5-6 anni, e non gli era piaciuto, manco l'ha cagato mai. Dice, se no ci ho giocato 2-3 volte. Infatti i residui sono un po' sminchiati, semplicemente per il fatto che, diciamo appunto, per l'età, non per altro. E quindi niente, ragazzuoli, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se voi invece lo avete avuto quando eravate piccoli. E niente, mi sono emozionata. Mi sono emozionata. È bello. Lei infatti sperava che uno dei due figli che avesse lo cacavano, ma invece una si spaventava e l'altro non gli piace, quindi... Certo, è sempre... Okay. Va bene. Certo, stavo dicendo, è sempre roba vecchia, vintage, quindi è normale che... Diciamo, i bambini di oggi pretendono molto di più dai giocattoli, mentre una volta per noi questo valeva... oro, cioè magari non fa nulla perché gira intorno a se stesso e fa cose senza senso. Per esempio, guardate, ecco, quindi come vedete fa cose così, nulla di che, ma per noi era davvero tanto. E con questo vi mando un bacione del cuore, ragazzuoli. Alla prossima puntata con il risveglio di Baby Mia, nella speranza che i miei figli invece, i miei figli adoreranno questo genere di giochi, ne sono più che sicura, perché per quanto l'educazione sia quella, eccetera, ma il DNA non lo batte nessuno. Io molte cose le ho ereditate dai miei genitori, come la passione per i fumetti da mio padre, i film da mia madre, per cui non dico di inculcare, perché non inculcherò niente. Io lascio le cose belline belline così come stanno, poi solo che ci vogliono giocare bene, sennò Viola e Grey avrà la sostanza dei giochi. Chi vuol giocare con me?